Salve a tutti ragazzi, un saluto da Walmont. In questi giorni ho letto ed analizzato a fondo tutti i commenti che mi avete lasciato sotto il video Miglioriamo insieme. Oh mio Dio ragazzi, vorrei iniziare con il ringraziare tutti, e dico tutti, coloro che mi hanno lasciato un commento, hanno visto il video, mi hanno detto che sono un grande, chi mi ha insultato, mi ha detto che sono un rimpiazzo, non importa ragazzi, non importa, l'importante è che avete commentato sotto il video e mi avete lasciato dei feedback che io adesso posso utilizzare per migliorare il canale. Per cui, adesso vi illustrerò tutti i concetti che ho estrapolato in base alla maggioranza dei commenti che mi avete fatto e vi mostrerò come sarà realizzato il nuovo format dei video dalla prossima serie in poi, ovvero Watch Dogs. Prima di iniziare, a grande richiesta, vi informo che lascerò in descrizione il link all'estensione di Firefox che utilizzo per ottenere YouTube nero, a chi interessasse. Punto numero 1. Video più corti ed elaborati. Molti di voi mi hanno detto che gli ultimi video risultavano troppo pesanti, anche perché troppo lunghi, oppure che non riuscivano a vederli per questione di tempo. Per cui cercherò di realizzarne magari di più brevi, ma con maggiore intensità, meno tempi morti e interazione rispetto al passato. Questo non vuol dire che mi metterò a fare il cazzaro o fare stupidate volontariamente. Ragazzi, io cercherò di essere sempre me stesso nei video, perché la realizzazione di un montaggio per me è un'esperienza, qualcosa che io condivido con voi. Se questa non mi piace, allora non vedo come debba farlo a voi. Punto numero 2, intro più corte. Se c'è qualcosa a cui tengo particolarmente nei miei video sono le intro e le miniature. Io sono del parere, ragazzi, che un prodotto è bello anche solo da come si presenta, per cui non ho intenzione di rinunciarci. Molti di voi mi hanno detto che le intro sono troppo lunghe, che la lunga possono annoiare, messe ogni volta sotto i video. Ebbene, per venire incontro a tutti, cercherò di renderle leggermente più brevi, ma non eccessivamente, perché non voglio rovinarne la qualità, perché ci tengo, ragazzi. Punto numero 3. Giochi nuovi. Dopo la fine di Dark Souls 2 mi concentrerò solo su giochi nuovi o appena usciti, possibilmente al Day One per rimanere al passo con la community. Questo perché effettivamente si crea un disequilibrio non da poco e porta ad una perdita di interesse verso i miei video e quindi danneggia pesantemente la crescita del canale. Alcuni di voi mi hanno chiesto di realizzare dei sondaggi per la scelta dei prossimi giochi, ma non ne farò, perché seppur l'idea sia molto bella e interessante, ritengo che porre delle scelte differenti porta ad una inevitabile divisione della community e ad una inevitabile fonte di discussioni e litigi tra coloro che magari vorrebbero il gioco da loro votato. Ciò non toglie che sono sempre aperto ai vostri consigli riguardo i giochi che mi proponete, per cui non smettete mai di farlo, ragazzi. Punto numero 4. Gameplay singoli e GDP. Alcuni di voi mi hanno chiesto a gran voce il ritorno di GDP. Ebbene, ragazzi, la rubrica non è morta, ma non possiedo il tempo a disposizione per realizzarla. Come si deve, insomma, per cui resta ferma in attesa di un gioco degno di essere consigliato. Non mi va di indirizzarvi verso qualcosa messa per fare solo visualizzazioni. Una cosa che vorrei fare è invece una serie di gameplay random, ovvero con giochi slegati dalle serie in sviluppo e realizzati saltuariamente, magari per diletto o con il solo scopo di mostrarveli brevemente. Queste saranno le quattro modifiche principali che vedrete nel canale a partire dalla prossima serie in poi, ovvero Watch Dogs, che conto di presentare al Day One su PC e in Full HD. Prima di chiudere il video, purtroppo mi tocca fare un annuncio non poco doloroso. Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di interrompere la serie di gameplay legata a Mass Effect 3. Per due ragioni. La prima è che non suscitano abbastanza interesse da parte del canale, seppure alcuni di voi l'apprezzassero davvero, e la cosa mi dispiace veramente tanto, ragazzi. Veramente, veramente tanto. La seconda ragione è che continuare a realizzarla richiede un dispendio di tempo ed energie che preferisco concentrare sui video a venire. Purtroppo ho fatto il passo più lungo della gamba ritenendo che sarei riuscito a gestire due serie così complesse e mi sbagliavo. Conoscendo la storia del canale, so che alcuni di voi potrebbero rimanere delusi da questa decisione, ma voglio fare a me prima che a voi una promessa, ragazzi. Una promessa che cercherò di mantenere in tutti i modi possibili. Non vi deluderò mai più interrompendo una serie. Questa è la mia promessa. Adesso è arrivato il momento di salutarci. Fatemi sapere cosa ne pensate del nuovo format dei video, se c'è qualcosa che vorreste aggiungere, qualcosa che vi è sfuggito,
giochi che mi vorreste proporre, fatemi sapere tutto, ragazzi, perché voglio dimostrarvi con questo video che in base ai vostri feedback possiamo crescere insieme. Posso migliorare giorno dopo giorno e imparare dai miei errori. Noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo episodio. Votate, commentate, alla prossima!